Ciao a tutte, bentornate nel mio canale. In questo video voglio farvi vedere come realizzare questi orecchini e l'anello a forma di rosa, veramente semplici e velocissimi da realizzare. Ho scelto questo colore perché a me piace molto. Voi naturalmente potete usare il colore che volete e grazie per essere tornati e vi lascio al video. Buona visione. Per questo progetto abbiamo bisogno di un uncinetto del numero 2, di un filato cablé numero 5 del mio colore preferito, voi potete usare quello che volete, e allora due basi per le orecchie e una base per l'anello. Ecco, io due roselline le ho preparate, che sono quelle degli orecchini che andremo poi a cucire e ad incollare sulla base delle orecchie, ma questo vi farò vedere dopo. Adesso andiamo a fare la rosellina, che è veramente molto semplice e velocissima da realizzare. Vi lascio al video. Allora, facciamo 20 catenelle, 1, 2, 3, 20 catenelle più 3, perciò 23. Nella quarta catenella, a partire dall'uncinetto, facciamo una maglia alta. Cercate di lavorare un po' stretto, così la rosa vi risulta bella compatta. Una maglia alta, nella catenella successiva un'altra maglia alta. Così abbiamo tre maglie alte, praticamente le prime due sostituite dalle 3 catenelle, e adesso facciamo 2 catenelle, non 3, e andiamo a chiuderle con una maglia bassissima nella catenella successiva. In questo modo. Ok? Due catenelle, una, due. Nella catenella successiva andiamo a fare la maglia alta. Successiva maglia alta. Nella successiva 2 catenelle. Il procedimento è questo: 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle chiuse con una maglia bassissima. Questo è quello che dovrebbe uscire. Proseguiamo, vi faccio vedere ancora 2 catenelle. Successiva maglia alta, successiva maglia alta, 2 catenelle, nella successiva le chiudiamo con una maglia bassissima. Il procedimento è questo. Dovete arrivare alla fine delle catenelle, in questo modo. Quando siamo alla fine, tagliamo il filo. Allora, se volete, potete usare il filo lasciandolo un pelino più lungo e usarlo per cucire insieme la vostra rosellina. Oppure io uso un filo esattamente identico come colore, però un po' più sottile, e lo vado a usare per cucire i petali, così la rosa sta insieme un po' meglio durante la prossima fase, cioè quando la dobbiamo incollare. Allora, iniziamo ad avvolgere la rosellina. Io lo faccio dalla parte in cui abbiamo finito, con cui abbiamo finito,
e vado ad attorcigliarla su se stessa facendo aderire i petali e praticamente la dobbiamo modellare un po' come piace a noi, un po' simile comunque alle altre. Questa ad esempio l'ho già incollata e dobbiamo fare una cosa piuttosto simile, grosso modo. Comunque si sa che le cose fatte a mano proprio precise precise non lo sono mai. E niente, allora giro il lavoro, è stato un pochino ecco, in questo modo, e vado a cucire in questo modo i petali da sotto, così quando incolliamo non si muovono. Se volete potete incollarlo addirittura alla base, però lì dovete essere un po' precise perché poi vi si sposta uno, vi si sposta l'altro, e io preferisco fare un passaggio in più, però almeno sono sicura che quando la vado a incollare è incollata come voglio io. Comunque voi siete libere di fare come volete. Ok. Allora. Ok. Vedete? Faccio un ultimo passaggio per affrancarla. Naturalmente dopo i fili vantagliati. Tanto poi sotto non si vede niente. Facciamo un nodino di sicurezza e così la nostra rosellina è cucita. Adesso non vi resta altro che incollare le roselline alla base e i vostri orecchini e il vostro anello sono finiti. Però ci vediamo dopo che vi faccio vedere come sono usciti. Ecco, questi sono l'anello e gli orecchini che ho incollato e sono veramente carini, veramente. E niente, questo è il tutorial che vi ho presentato questa settimana. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.